qui che sono freddamente per il feedback. Guarda tutti feedback, morti tutti. E tempeste, tempeste, come se piovesse. Guarda, c'è ancora pieni di energia. Stormo, la porta stormo. Stormo. Si cazzo, infatti tipo no, 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 no. Madonna, un'emozione. Da questi... Benvenuti a un nuovo episodio di SC2 Most Wanted. Il Most Wanted di questa settimana ce lo spiegherà Dartilus. EG, perché è il nome del clan, ma lo chiameremo EG, perché suppli mi sa, è presente i suppli quelli romani? No, i suppi, senza le L, suppi. No, no, suppi, quelli romani. No. Detti da un cinese, suppi. Non so di cosa tu stia parlando. Dai, ma non sei mai stata a Roma, vero? No. Sei una cosa inutile, comunque sono delle cose di riso, tipo i nostri arancini di riso. Ah, okay, ho capito, i suppi, sì. Dentro. Sì, ho capito, Quindi, cioè, abbiamo una cibari a destra e un... Continue. Ntinue, che sono tre cibari coreane messe insieme, che insieme fanno un suppi, perché sono il riso, il pomodoro e l'impanatura. Non so fosse una maniera tamarra di dire continue. No, è perché il ko è il riso, il nti è il pomodoro e il nue è l'impanatura. Quindi vogliono dire la stessa cosa. Basta, mi hai già annoiato, sei la tua romanità. Comunque, clan Evil Genius da questa parte contro, non so chi sia Continue, ma credo sia anche un clan, o non sarebbero in Grandmaster contro il buon Zuppi. E sempre che questo sia Grandmaster, sembra che questi siano Marzio, ma magari sono, no, perché c'è scritto pro player play, perciò va bene così, sono entrati in Grandmaster, non vi stiamo trollando. E Continue fa una build particolare perché piazza a 14 la forgia, che quindi non va a chiudere qua. E va subito con la sonda a scoutare. La build particolare si chiama Cannon Rush. No, non è una Cannon Rush, perché l'ha fatta a 14 ed era ormai troppo tardi per fare la Cannon Rush. Cannon Expand Rush, esiste, eh? La tipica Cannon Expand Rush. No, non esiste. Neanche quello. Contro i Zerg, poi. Ma ci sono due posizioni possibili di spawn, va subito a beccare quella giusta, fortunato questo Continue, entra esattamente in tempo per vedere il vivaio crescere e nascere, perciò non riesce a ostacolarglielo in alcuna maniera, va a scoutare qua, si vedrà subito la pozza germinale e un bel ammasso di 14 droni al lavoro sui minerali, mentre lui va anche lui a espandersi tenendo tutto il minerale, non ha fatto neanche un assimilatore dopo la forgia, non so cosa, perché ha fatto sinceramente prima sta la forgia. Che c'entra sta forgia? Aveva paura di un rush? Magari tipo ha perso 6 parti di fila, sì, sul rush. Ok, sono d'accordo, ma allora la forgia la fai qua, non la fai qua. Che comunque sia, è utile perché non ti fa passare il run by di speeding che devono fare il giro più ampio. Ma comunque sia, passano di qui allora, vabbè. Allora ci ha aperto 6 volte così, allora ha deciso la forgia, la faccio indietro. Fa i cannoni, giustamente va a chiudersi questa rampa qui perché si è già visto che è molto più avanti lo Zerg rispetto al Protoss. E butta 2 assimilatori insieme perché ha bisogno del Vespene, perché il Protoss vive di Vespene. Quindi siamo a 19 e il cannone non riesce ad ammazzare l'Overlord, che quindi scouta impunemente la Natural. Impunemente non proprio, ha preso comunque metà dei danni, è come se ti stacca un braccio e tu scouti dopo. Però non scusate, è che sei impunito. Contando che le creature di Starcraft non soffrono, va benissimo. Come non soffrono? Non soffrono, soprattutto gli Zerg che non hanno anima. Ok. Oh... Finisce finalmente questo Nexus e giustamente lo Zerg, che non deve mai rimanere sotto in basi in quanto a... Lui ha 2 basi, io ne voglio 4! Deve sempre avere una base in più lo Zerg per rimanere dietro la costruzione sia di edifici che di unità rispetto al proprio avversario. Va a piazzare ora il centro cibernetico a 5 minuti, è a metà. Un cannone è soltanto a difesa e soltanto ora esce il primo Zelota. Ora, dopo lo Zelota sicuramente farà uno Stalker perché ha bisogno di andare a scoutare. Tra l'altro c'è anche la skin dello Zelota, guarda, bello guarda. È uno Zelota oscuro, va subito a ricercare il portale dimensionale. Perché non hai detto che è uno Zelota Nigga? Non è uno Zelota Nigga, è uno Zelota oscuro. Dai, perché gli Zeloti sono nobili, non sono Nigga. Ah, ok, cioè, proteggi la tua razza, perché se era uno sporco terra non è un negro di merda. Se è uno sporco terra, sì. Non ci avrei pensato neanche un secondo, non ci avrei pensato. Comunque sono bellissime le lame rosse dello Zelota oscuro. Razzista. Razzista tutti i sensi, razzista anche Starcraft. Esatto, tutti sono razzisti a Starcraft, non inventiamo. Saluti ai razzisti di Starcraft. Saluti Carl.
Comunque, che cosa c'è al centro? C'è il blu che vede rosso e poi si scambia. Giustamente, Stalker e Zelota che partono andranno a pokare sicuramente sulla linea. Perché si fonda lo Stalker? Perché lo Zelota può tankare i link che avrà all'inizio lo Zerg per andare a masciullare lo Stalker. Lo Stalker avrà abilità e agilità nel potersi muovere e sparare dalla distanza. Cos'è la terza unità che ci sta andando dietro? Stalker o Zelota? Che questo in terza unità? È una sonda, non so. È bello però questa cosa sì, qua. Ti sto per dire, è molto molto bello. Si è affascinato anche lui, guarda. Si è fermato anche lui a guardarlo. Andrà a pocare per vedere. Sta scautando l'anima. No, non me ne frega niente. Qua ci sono 6 gate, ci sono in costruzione. Non ha scautato niente per adesso. Non ha scautato una sega, non ha scautato. Partono i Seling. Partono i Ling da questa parte, mentre qua entrano in base lo Zelota e lo Stalker, come ti dicevo, molto. Torna indietro. Di Link torna indietro. Peccato perché avrebbe potuto continuare. No, perché qui è abilmente chiuso. È un tappo. Si aprono ora i gate. 6 gate direttamente a 7 minuti e 34 aperti. Sta facendo un massacro con questi due. Sì, davvero, non l'hanno ancora toccato. Ha perso ora lo scudo lo Zelota. Non ha ancora la velocità sui Link. Sicuramente puntava una tech, anche perché gli assimilatori in ogni base facevano sospettare questo. Vediamo che qui partono 4 Stalker diretti da questo pilone piazzato dalla sonda. Vediamo gli Stalker però. 7 Stalker, cioè un massacro sarà. Sarà un massacro, sarà, perché sta utilizzando tutte le risorse. Blatt adesso giustamente vuol fare il Blatt, perché deve contrastare questo manipolo di Stalker, anzi questo manipolo grosso di Stalker. Esatto. Sono 8 Stalker direttamente di esecuzione. A 7 minuti in base più uno Zelota, 3 Zelota in produzione, 20 Link, 8 Blatt. Vediamo se riuscirà a difendersi il buon Zubi, che si trova la terza completamente scoperta e devastata dalle ondate Protoss. Nuovi 4 Zeloti che arrivano ora a cercare di intercettare i droni. Quanto velocemente fa? 8 Zeloti? Un attimo fa ne aveva 0. E a 7 gate che stanno producendo niente, non sta costruendo niente. Guarda la linea mineraria, ci sono soltanto ricarica di risorse, come potete vedere qua dalla grafica. 1200 risorse e 200. Vediamo che cerca di difendersi con gli Zeloti, ma sono tante le blatte le ha presi in mezzo. Deve per forza liberarsi gli Stalker da questo punto. Gli Zeloti che si caricano le blatte. Non c'è un buon focus da parte dei continui, ma ha più risorse anche a più unità, però sta subendo comunque dei danni. Ma quasi tutte le blatte. Sì, perché il vantaggio è che ha dovuto tirare fuori i droni. Vediamo che continuano i droni, che non sono gli SCV, non te lo scordare mai. Arrivano 3 nuovi Zeloti a tankarsi questi droni, che stanno comunque facendo del danno. E GG! Mamma mia, che bella game questo game. Non me l'aspettavo, è da tanto che non mi esaltavo così tanto tra un Protoss e un Zerg. E un Zerg. Buona la strategia di continuo, che era un mega super all-in a 3 a 7 gate direttamente in base avversaria. Non capisco la forge, questa non la capisco. Ha fatto soltanto un potenziamento dell'attacco, sì, un unico potenziamento dell'attacco. Vabbè, se vuole fare un all-in completo, questa è un'ottima build. 2 basi, 7 gate all-in con un potenziamento dell'attacco, mono Stalker Zeloti e Gigino Re. E fra l'altro la cosa intelligente di continuo è stato che si è fatto scoutare la base, perciò sapeva che lo Zerg sarebbe andato a terza per stargli dietro. Eh sì. E quindi avrebbe lasciato scoperta. Sulla terza. Infatti è andato direttamente senza scoutare la base, la terza base. Sapete che già che c'era. Ottima visione di gioco da parte di continui. Bravo Suppi, che però si fa sorprendere. Se fosse stato Sickness a usare i Zerg, avrebbe un monobase. Esatto, una base e droni pull fuori e andiamo. Vabbè, grazie di averci seguito. Alla prossima settimana. Alla prossima settimana, oppure adesso con SC2 Arcade.